El Papa teme una guerra nuclear. Está preocupado por el aumento de la tensión en la Península Coreana y por la multiplicación de países que tienen la bomba atómica. Un peligroso escenario de una nueva Guerra Fría. Aunque se no se ne parla más tanto del riesgo de las bombas atómicas como durante la Guerra Fría, hoy el riesgo real existe. El Papa ha voluto richiamare la atención de la mondiale su questo fenomeno. Por eso, grazie al Papa Francisco, la Santa Sede ha endurecido su posizione e, desde hace unos meses, condena non solo l'uso delle armi nucleari, ma anche considera inaccettabile tutto tipo di tenenza. Anche il possesso delle armi nucleari è diventato eticamente inaccettabile perché se uno Stato Possiede questi mezzi di distruzione che sono inaccettabili, vuol dire che ha qualche programma di utilizzarli e poi espone la famiglia umana al rischio di uno sbaglio tecnico che faccia esplodere una bomba oppure uno sbaglio politico che provochi delle reazioni altrettanto disastrose. Mentre si vive un nuovo ambiente di guerra fredda, con le potenze desafiandosi alla distanza, il Papa avvierte che l'unica salida possibile alla instabilità mondiale è il dialogo e il disarme totale. Quando iniziamo l'uso della violenza apriamo la porta a delle conseguenze imprevedibili che fanno del male a persone innocenti, la strada per risolvere le differenze e per stabilire rapporti dignitosi tra la strada è quella del dialogo. Con informazione e immagini di Andrés Beltramo, corresponsale nel Vaticano, Notimex.